Era stato in prima linea nella rivoluzione musicale iniziata a Los Angeles alla fine degli anni 60, Randy Meisner, già come originale bassista del pionieristico gruppo country rock denominato Poco. Nel 1971 fu tra i fondatori della leggendaria rock band statunitense The Eagles, contribuendo al successo di album indimenticabili come Desperado, On the Border, One of These Nights, Hotel California. La sua estensione vocale era sorprendente, come si può ascoltare nella sua caratteristica ballata Take It to the Limit. Randy Meisner lasciò gli Eagles nel 1977 per continuare la carriera da solista, ma l'annuncio della sua morte, avvenuta lo scorso 26 luglio, è stato diffuso proprio dal sito della storica band, inserita nel 1981 nella Rock and Roll Hall of Fame, il museo dedicato alle personalità più importanti che hanno influito sull'industria musicale americana.